tutti uniti oggi a dire libertà di movimento non solo per le merci ma anche per le persone. Non dobbiamo più farci prendere in giro da quelli che dicono che la colpa è sempre dei più disgraziati. Chi ha perso il lavoro, chi non ce la fa arrivare a fine mese, chi ha perso la casa, è stato sfruttato, chi non ha i soldi per mandare i figli alle scuole, alle asili nidi e via dicendo. La colpa non è, non può essere di chi arriva da fuori, da chi scappa. La colpa è di chi comanda, perché i soldi ci sono, perché c'è la possibilità in questa terra, che è una terra ricca, di poter stare, di vivere una vita degna, tutti insieme, tutti quanti. Ed è... per dire che esiste un veneto che accoglie, per dire che esiste un veneto che rifiuta il razzismo e discriminazione, un veneto che rifiuta i confini militarizzati, un veneto che pensa che oggi è possibile cambiare queste politiche scellerate sull'immigrazione, fatte di sconfini, fatte di criminalizzazione dei migranti, fatte di sangue e di dolore, visto che ogni giorno muoiono persone sui confini dell'Europa fortezza, muoiono persone nella traversata del Mediterraneo per l'assenza di canali umanitari di ingresso sicuri.